Ha aspettato il treno diretto a Terni e all'orario stabilito si è presentato per salire sul convoglio, ma l'uomo, un marocchino di 30 anni, residente a Marciano, è salito a bordo del treno con una bottiglia di vino in mano, in evidente stato di ebbrezza e soprattutto senza biglietto. Al momento del controllo dei titoli di viaggio, il giovane ha iniziato ad inveire contro il capotreno, affrontandolo con fare minaccioso e lamentandosi del fatto che gli stesse facendo perdere tempo. Non potendo dare il via libera alla partenza e il conseguente forte ritardo che il treno stava accumulando, il capotreno ha contattato il numero di emergenza. All'arrivo della volante, l'uomo è stato condotto in questura. Le verifiche rivelavano numerosi pregiudizi di polizia a carico dello straniero. Resosi responsabile del forte ritardo del treno, l'uomo è stato denunciato a piede libero per interruzione di pubblico servizio.